inizia sera per lanciare ufficialmente la campagna elettorale con Carmine Anzalone, con tutte le donne, i giovani, gli uomini che compongono le liste che sosterranno la sua candidatura, una candidatura di alto profilo, una persona competente, una persona seria, una persona che in questi anni ha fatto un'opposizione a schiena dritta, con grande dirittura morale, con grande capacità amministrativa, e offriamo con Carmine Anzalone la possibilità di una svolta, di aprire una nuova stagione a Mercato San Severino. Ce n'è assolutamente bisogno. Noi chiediamo alla comunità di San Severino di voltare pagina nel segno di una energia importante che ha dimostrato in questi anni, da consigliere provinciale, da consigliere comunale, da dirigente di partito, di vivere la politica con grande disinteresse ma anche con grande amore per la sua terra. E io penso che ci siano tutte le condizioni per davvero scrivere una pagina nuova a Mercato San Severino. Del resto, in tutti questi anni il sindaco di San Severino uscente, anche da assessore regionale all'ambiente, in questa postazione non ha prodotto nessun risultato per la comunità in tema di tutela dell'ambiente, in tema di gestione dei rifiuti. I problemi sono tutti lì gravemente irrisolti. La regione Campania purtroppo è pesantemente sotto i riflettori della procedura di infrazione comunitaria, ed in questo è dimostrato il fallimento amministrativo dell'assessore. Intorno a Carmine, intorno alla sua lista, gli amici che hanno sostenuto queste posizioni negli ultimi anni, per esprimere loro la gratitudine innanzitutto per quello che è stato fatto in questi anni, ma per chiedere, lo diceva Patrizia prima di me e meglio di me, che alle prossime elezioni amministrative la cosa importante non è partecipare, la cosa importante questa volta. Storia di Mercato San Severino, non soltanto perché dopo tanti anni arriva un momento in cui un amministratore si stanca, è giusto che si riposi un po', si goda le bellezze di altri comuni vicini, magari, visto che qui non è che ne abbia realizzate più di tanto, ma anche perché si possa finalmente sperimentare a Mercato San Severino un modo di intendere la politica e le istituzioni che non nasce e finisce esclusivamente in una sola persona, nella persona di Giovanni Romano. Io credo che questa esperienza di campagna elettorale, questa esperienza amministrativa, sicuramente in un mese e mezzo in salita, difficile, complicato, come sono complicate, complicatissime le campagne elettorali tutte le volte che dall'altra parte c'è un amministratore uscente, possono essere anche una festa e un'occasione di partecipazione per tanti di voi, per tanti concittadini di Carmine. Ma se riusciamo a lavorare sulle persone che sono indecise, alla presentazione del candidato sindaco del PD Carmine Anzalone, un'altra dura battaglia a sostegno di Anzalone. Mi sembrava giusto testimoniare la vicinanza dell'amministrazione comunale e del Partito Democratico di Fisciano a questa battaglia che stanno portando avanti gli amici di Mercato San Severino, in particolare dare solidarietà a Carmine Anzalone, anche perché in questa circostanza, non avendo la contemporaneità delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale, essendo state modificate lo status delle province stesse, tutti quanti gli attivisti, gli uomini liberi e forti del nostro territorio saranno impegnati in tutti gli appuntamenti elettorali che vedono coinvolto questo comprensorio oramai rientrante nell'area vasta. Sindaco, qualcuno dall'esterno dice una battaglia impari. Anzalone è già stato sconfitto 5 anni fa, si ripropone nuovamente come avversario di Giovanni Romano, sindaco in carica direttamente o indirettamente da circa 20 anni. Come si fa a sconfiggere Giovanni Romano? Giovanni Romano sicuramente parte da una posizione di forza, non solo perché è sindaco di questa comunità, ma anche perché è assessore regionale in carica. Già questo è un'anomalia tutta nostra, tutta italiana, perché credo che non dovrebbe essere assolutamente consentito di partecipare a una competizione amministrativa da chi siede e riveste una responsabilità importante all'interno della giunta della propria regione. Ad ogni modo, qui a San Severino credo che questa sera sia respirata aria di cambiamento, aria, un vento di libertà forte che vuole provare a cambiare e a determinare una
rinnovamento ed un avvicendamento che all'interno delle istituzioni rappresenta sempre un momento democratico e di grande partecipazione. Un'ultima domanda, quale consiglio a Carmine Anzalone? Ma credo che Carmen abbia bisogno di consigli, ho condiviso con lui un'esperienza in consiglio provinciale per 5 anni, abbiamo occupato gli stessi banchi nel consiglio provinciale di Salerno, poi arrivò anche Enzo Farace, credo che sono uomini che hanno una loro capacità gestionale, amministrativa, non soltanto politica, per cui sapranno sicuramente bene interpretare le esigenze e le necessità di una comunità importante come quella di Mercato San Severino. Ringraziamo. Con quale spirito si propone di sfidare nuovamente Giovanni Romano? È lo spirito che ho cercato di esprimere durante il mio intervento. Abbiamo grandi problemi, possono essere risolti soltanto da un nuovo entusiasmo, da persone completamente nuove. Abbiamo la possibilità di farlo, ho la convinzione piena e la consapevolezza che un ciclo politico dopo 20 anni si sia chiuso e la gente, i cittadini sentono la necessità, il bisogno di assecondare un'evoluzione della storia. Dottore, lei nel suo intervento parlava di protesta ma anche di proposte, ecco, quali le proposte per migliorare e cambiare Mercato San Severino praticamente? Ma le proposte le stiamo elaborando, stasera ho cercato di esprimere 3-4 nostre idee che presenteremo nel pieno della campagna elettorale. Con le priorità del vostro programma? Ma il problema del lavoro innanzitutto, io ho la piena consapevolezza della necessità di chiamare i nostri artigiani e di partire dalle nostre radici che sono il commercio e l'artigiano. Ho sempre detto e lo ritengo anche molto fattibile l'idea di chiedere ai nostri artigiani di impegnarsi per imparare, insegnare corsi di formazione, un lavoro ai nostri giovani. La gente ha anche bisogno di un artigianato di qualità che non si trova. Mestieri che vanno quasi scomparendo. E noi dobbiamo avere la forza di dire anche ai nostri giovani che fanno una scelta diversa dallo studio, dal percorso universitario, che non è pensabile stare davanti al bar e aspettare il posto, perché il posto non te lo dà nessuno, la condizione economica, macroeconomica del paese impone modelli diversi e bisogna chiedere ai giovani una responsabilità in più, ma i giovani devono essere anche accompagnati dalla saggezza e dai nonni e dai padri. L'esperienza è un valore. L'alleanza dei padri con i figli può costruire un futuro migliore per la nostra comunità. Entriamo nei dettagli per quanto attiene le liste, gli schieramenti, le alleanze. Voi vi presentate al momento con 2 liste, quella del PD e quella CIL. L'alleanza è con i cittadini di questo paese. Dopo 20 anni chiediamo un'alleanza vera, un percorso che possiamo costruire insieme. Io ho detto alla conclusione del mio intervento che abbiamo grandi problemi e che di solito rispetto ai problemi abbiamo un sentimento anche di paura. È un po' come quando si cammina nel buio e si ha paura, l'unico modo per risolvere il problema della paura è camminare insieme nel buio. Un'ultima domanda, lei citava poc'anzi un intervento per quanto attiene il PUC, un cambiamento, l'uscita dalla gloria, ma fattibile? Ma noi ci proviamo, la politica può, la politica deve, e quindi immaginare che vi fosse una sorta di impotenza della politica di fronte al burocratismo e al tecnicismo è una sciocchezza. La politica può scegliere di uscire dalla gloria. Dottore Anzalone, rispetto al consigliere comunale in carica Franco Iannone, ecco, con quale spirito e con quale partecipazione vi impegnate in questa nuova campagna elettorale? Noi partiamo con una grande voglia di ripartire tutti insieme come gruppo consiliare di opposizione che 5 anni fa siamo stati tutti e 5 eletti nelle varie liste con il nostro rappresentante che era Carmine Anzalone, rinnoviamo la nostra grande fiducia a Carmine Anzalone e tutti quanti insieme, tutti e 5 scendiamo in campo ancora una volta fare una battaglia di pura lealtà,
di democrazia. Di democrazia in questo paese. Ecco, consigliere, quali sono le priorità, lo spirito e il programma con cui vi presentate a queste elezioni? Noi ci presentiamo con lo spirito di portare, ti dicevo prima, mi allaccio a te Carmine, di portare la democrazia nel nostro paese, perché io sono nato democratico e voglio morire democratico e voglio liberare questo paese dall'entusiasmo, dalla capacità di tante cose e tanta voglia che abbiamo in noi da fare per noi. Per... Sì, consigliere, però dicevo i programmi, i progetti per il territorio. I progetti per il territorio, diceva già nella presentazione del candidato sindaco, che in questi giorni noi non facciamo il programma che scarichiamo da internet da fare. 6-7 punti Ma quali? PUC? Il sindaco si è riservato a dirli in questi giorni, io mi riservo come consigliere comunale, perché non vince solamente il sindaco, se vinciamo noi vince una squadra, una partecipazione totale della comunità di San Severino. Ecco, ma lei con quale bilancio si presenta agli elettori? Ecco, questi 5 anni cosa ha fatto per il territorio? Noi in questi 5 anni siamo stati attentamente a fare l'opposizione, il ruolo che ci ha dato la comunità di San Severino negli ultimi 5 anni scorsi, noi l'abbiamo fatto attentamente in tutte le delibere, nei consigli comunali, nei bilanci, nelle cose, e però ci riproponiamo ad essere amministratori di questo comune. Grazie e in bocca al lupo consigliere. Crepi, grazie a voi per la sempre gentilezza e cortesia che ci date la stampa. Un ringraziamento alla stampa e all'amico Carmine.